Ragazzi, vi sto parlando dalla fine del video perché ho visto una cosa che mi ha fatto scoppiare il cervello. Voi state vedendo in questo momento le immagini, ma le rivedrete anche a metà del video circa, quando io sono dovuto andare via, alzarmi dalla scrivania, perché mi hanno suonato alla porta. E in quel momento, quando io non c'ero e non ho visto, una creatura, una persona, una specie di mostro, è venuto davanti a me, mi ha guardato, non mi ha ucciso, ma si vede chiaramente che è un player, non è un mostro. Io non so cosa fare, non so cosa dire, è stata una cosa terribile vedere questa cosa, trovarsi davanti a un'immagine del genere mentre editavo il video tranquillamente. Mai pensavo di vedere una cosa del genere. Porca miseria, s'assomiglia a Mario quando si trasforma, ma non è lui, si riconosce perché ha gli occhi gialli, invece Mario ce li ha rossi. È una faccia terribile, guardate il video e sappiatemi dire nei commenti cosa possiamo fare. Ragazzi, ci sono succede? Venite, forza! Che succede? Zombie, tantissimi zombie, Steve, che stanno attaccando la nostra nave da quella parte. Sono tanti, di nuovo. Porca miseria. Oddio. Tutti alle armi, dobbiamo zaccagnarli veramente forte. E le guardie? Capire. E le guardie? Allora facciamo così, li attiriamo un pochino. Attirali. Bravi, così. Attenzione però, attenzione. Occhio, dobbiamo... menano. Menano, sì, questi fanno male, danno degli effetti tipo Wither, fanno molto male, ti affamano, ti rallentano. Occhio. O forse sono io che gli do loro degli effetti cattivi, però state attenti, secondo me. State attenti, indietreggiate, fate fare a me che sono quello un pochino messo. Ma quello è impazzito! Quale? Questo qui? Sì. Ok, vai, dobbiamo difendere la nave, qualcuno vada ad attaccare con un arco magari, L'unica cosa che dovete stare attenti è che io faccio molto male, perché ho questa spada qui che ruba la vita dei nemici e quindi sono pericoloso, nessuno si metta davanti a me, pure se non sono trasformato. Io sto usando la bacchetta! Okay. Bravissimi! Ho perso tantissima vita! Allora scappa, perché come al solito sei sempre il più scarso del gruppo e non ti distingui mai, mamma mia. Va bene che ancora non hai trovato la tua cosa. Oh, porca miseria, raga, indietro, Anna indietro. Andiamo indietro, ci facciamo aiutare dalle guardie, va bene? Porca miseria, sì, il problema è che non ci seguono, sembrerebbero essere interessati alla nostra nave, vedete come la circondano. Porca miseria. Forse che cos'è che non va quella nave? Secondo me qualcuno ci vuole morti, ormai abbiamo una bella lista di persone, di entità che ci potrebbero volere morte in questo mondo, però il problema è che qualcuno ha capito che questa nave per noi è molto utile, è perché ci permette di andare in giro e di esplorare troppo facilmente, e quindi a qualcuno questa cosa non va bene, e così guarda quello, guarda come sta cercando di distruggerla, guarda da sotto, lo vedi? Pure. Uccidilo! Sì, attenti, lo sistemo io, fatto, non ce ne sono più, è finito, finito. C'è ancora qualcuno in mezzo agli alberi, però sono lontani. Se sono lontani, guarda, io li lascerei stare lì in mezzo alla foresta. Andiamoci, torniamo. Non sarebbe il caso di spostarla questa nave? Per ora la teniamo sott'occhio noi, a fine dell'episodio la spostiamo. Io prima di tutto voglio ringraziare i ragazzi per il sostegno che ci avete dato. Vi confesso che l'ultima volta, quando è apparso quel coso che mi ha ucciso e che solo Stefano ha visto, io mi sono veramente spaventato e per un attimo ho anche pensato di cancellare il mondo. Però poi, che vuoi fare? No. Non si può assolutamente, dobbiamo continuare. Che facciamo, morire così? Una serie così interessante, così all'inizio? Esatto. Solo per una situazione particolare? Non sia mai. Quindi andiamo avanti. Ma io vi faccio notare che non abbiamo più un solo nemico, non abbiamo più solo Herobrine con il suo messaggero. E anzi, a me viene il dubbio che lui possa essere davvero un nostro nemico. Perché che cosa ne sappiamo noi? Certo, la bestia di Herobrine, uno scheletro. Okay. La bestia di Herobrine ha cercato di ucciderci, ma il pericolo più grande sembrerebbe essere non quello, ma questa specie di uomo nero che Stefano ha visto, giusto? Che mi ha ucciso la scorsa volta. Cioè, tra tutti i pericoli sembra essere veramente quello più grande. Cioè, io sono spaventato dall'esistenza di questa creatura. Quindi... Ma raga, che... piange? Piange, sì. Era da un po' che non piangeva, ma a me parecchio. In realtà mi è sembrato di sentirla anche prima, quando sono arrivati gli zombie. Non vorrei sbagliare. No, io non l'ho sentita. Non e anzi, caso. Nei commenti dello scorso video, piange un botto. Mi avevano scritto che lei non piangeva da diversi episodi. E infatti è vero, ci ho pensato anch'io. Lei non piangeva da un po'. Ma adesso piange. Porca miseria, ma la sentite? Continua ancora. Sta piangendo un botto, ma proprio tanto. Porca miseria, raga, è anche vicina. Scusate, proviamo a cercare da dove arriva il suo pianto, perché secondo me... raga, la dobbiamo trovare, dov'è? Venite, qui. La sento qui. Sembra di qua. Sì, sembra un po' più forte. È vero, anche... può essere che viene da questa stanza, qui noi abbiamo soltanto questa... Oh, ma questo non era così l'altare. Raga, è una tavola... infatti, non era così. È una tavola di Ouija. Qui piange, sentila, senti qua. Piange un botto qui, piange tantissimo. Che cavolo sta succedendo? Mi sto spaventando. Porca miseria.
Ha smesso? Ha smesso, ha smesso. Forse ha smesso, raga, sì. Mi sembra che abbia smesso. Io ho paura e ogni volta che ho paura mi accucciolo in questo modo, perché penso magari che i mostri non vedono il mio nome se sto shiftato e non possono uccidermi, che ne so. Allora io mi metto dietro di te. No! Allora, ascoltate tutti con attenzione. Questa è una tavola di Ouija, io me la ricordo perché l'abbiamo utilizzata sì. anche nel vecchio mondo. Vi ricordate sì, esatto. tanto tempo sì. fa? Sì, e l'abbiamo sì, utilizzata sì. per parlare con gli spiriti, giusto? Con, per parlare con Steve. Con Steve che era morto. E esatto. secondo me Steve potrebbe essere morto anche qui. Steve è sempre morto, povera creatura. Quindi beh, non per niente era nel cimitero, se ti ricordi. È vero, c'era il fantasma di Steve. E non solo, avete notato che questi zombie che ci stanno attaccando sono tutti simili a Steve? Hanno tutte le sembianze di Steve morto. Quindi secondo me questa cosa è un segnale. Oh, e cosa c'è? Se fosse Steve che piange. No, è una voce di donna. Non so che è la voce di donna. No, ma non che può ne essere, sai? Non può essere una voce di donna, Anna. No, 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 no. Però secondo me può essere che noi dobbiamo parlare con lui. E questa tavola di Ouija potrebbe essere il segno che noi dobbiamo parlare con lui. Secondo me questa tavola significa che noi dobbiamo fare qualcosa per arrivare da Steve e dobbiamo aiutarci con lui ad andare avanti. Il problema è che non abbiamo la tavoletta per utilizzarla. E com'è che... Raga? Cos'è? È il campanello mio. È il campanello mio. E tu? Vabbè, tanto qua taglio. Ascoltate, io mi alzo un attimo, arrivo subito. Voi rimanete qui. Vabbè, fate quello che no, vi pare. Vabbè, vado. Anna, mi metti l'armatura. Fate quello che vi pare. Ok, aspetta. Tanto io qui penso, dentro. Però. No, vengo pure io. Vabbè, vado. Io mi devo incantare pure la spada. Tu ce l'hai? Quanta esperienza c'hai? Io ho 20 livelli più o meno. Allora mi dai una mano tua, per favore. Va bene, vieni qua, dai. Okay. Volete qualche pozione? Eh sì, dai, fanno comodo. Io ho trovato pure una sacchettina delle pozioni. Io prima ho perso troppa vita, raga. Ma quando? Veramente troppa vita. Prima, mentre stavo con gli zombie, quando? Vero, ma facevano malissimo quei cosi comunque. Ma comunque non ci abbiamo niente per fare le pozioni, Stai, va a cercare. Lo so, dobbiamo un pochino dove? Esplorare. Così non posso fare niente, però. Mi rovinate il lavoro. Aspettate un secondo, Un attimo. Okay. I lapislazzuli sono qui, Abbiamo solo due funghi. Due. Ok, allora mi devi incantare questa spada qui, perché quella dell'altra volta non mi piace. Quella rosa non fa niente di danno ogni volta. Mi tocca usare le bacchette. Oh, ma ci sono, ci sono. È successo qualcosa? No. No, era mia mamma. Ma è successo qualcosa? No, è successo che non abbiamo niente per fare le pozioni. Ma siete... benissimo. Vabbè, un po' di roba, sai. Vabbè, tornate qua però, dobbiamo riprendere. Venite qua, perché siete andati tutti lì? Mi avete lasciato tutti solo. Mi volevo incentrare la spada, però non ho capito bene come si usa il nuovo libro. Quindi me lo devi spiegare poi tu. Va bene, vabbè. Non abbiamo fatto niente. Riprendiamo. Allora, eravamo rimasti qui, alla tavola di Ouija. Secondo me questa ci nasconde un segreto. E secondo me dobbiamo anche scoprirlo. L'unico problema è che non abbiamo la planchette. La planchette sarebbe quella specie di lente che si utilizza sopra la tavola per indicare le lettere. Cioè, se dove la fare a forma di goccia, esatto, vero? Quella fare a forma di goccia. Dove lo troviamo, mi chiedi tu, Banunato? Non lo so, però dobbiamo cercarla. E io direi andiamo fuori, perché secondo me possiamo trovare qualcosa di utile magari intorno al castello, perché è un po' che non esploriamo qua intorno. Voi avete fatto qualcosa di nuovo? Qualche pozione? Non abbiamo niente? Ho provato, ma non ci sta nulla. Niente. Zero. Cioè, siamo poveri a questo punto. Esatto. Tu però hai qualcosa. Perché abbiamo le borse. Nelle borse ho trovato questa qui. Ti può far comodo. E di fare resistance. Può sempre far comodo. Sì. Allora dobbiamo assolutamente organizzare una spedizione di raccolta materiali, perché se continuiamo in questa maniera qui, vi assicuro che non andremo molto lontano. Ma io vi propongo una cosa. Prendiamo la nave, facciamo un giro di ricognizione intorno al castello. Anzi, sapete che andiamo cosa vedo? Dietro. Dietro il castello, è vero, non ci siamo mai andati dietro il castello. Per questo non siamo mai andati neanche nel giardino del castello. A parte quelle strane torri intorno a casa nostra, c'è soltanto questo gigantesco castello. Gigantesco rispetto al nostro, è piuttosto piccolo. Piccolino castello. Allora io direi, anche perché mi ricorda qualcosa questo castello. Non mi ricorda? Dici? Quello dove io ero diventato un vampiro nel nostro vecchio mondo. Chi si ricorda, scriva io c'ero. Vi ricordate? Ovviamente, ma lo so che tu c'eri, scemo. E ci mancherebbe altro. Ascoltate, lascio la nave parcheggiata un po' qui sugli alberi. Poi per risalirci troveremo il modo, va bene? Va bene, okay. Va bene. Fini male. Scendete stavosa, pure. Scendete tutti, scendete. Pericolosissimo. Pericolosissimo, va tutto bene? Più o meno. Sì, più o meno. Più o meno. Ma si è ribaltata, non va bene per niente, ragazzi. Vabbè.
Hai voluto parcheggiare tu qua, modellati così. Sarà un problema per quando sarà un problema, va bene? Per ora non lo è. Tutti di giù e venite con me. Allora, apriamoci. Strada serve o possiamo entrare già? Perché secondo me noi abbiamo la risposta a tutte le nostre domande a portata di mano. Cioè, nel senso che vicino al nostro castello ci deve essere qualcosa che sarà la risposta ai nostri dubbi. Cioè, a chi è il messaggero? A chi è Herobrine, se ci vuole uccidere oppure no? Insomma, tutto è a portata di mano, secondo me. Il problema è che non abbiamo ancora trovato la risposta, o dove possa essere la risposta. E il modo più facile per trovarla, secondo me, è cercare proprio nella zona intorno a casa nostra. Quindi, per esempio, in questo castello, che è una delle poche cose che sono rimaste. Ma guarda che razza di posto! Io ho trovato, qua c'è un albero che sta andando a fuoco, ma io ho trovato una cassa di loot raro. Fa vedere, cos'è quello? È mio! Dentro c'era una corazza da samurai. Posso aprirlo? No, l'ho aperta già io. È la corazza da samurai, però sai cosa ti dico? La conservo e non la Cos'è questo? Tieni, te la regalo. Davvero? Ma sei una persona così gentile oggi? No, rigammela. Un'altra corazza. Tienila pure la tu. La voglio morire una corazza. Ok, qui non c'era altro. Andiamo a esplorare il piano di sopra, va bene? Raga, cosa succede? Che hai visto? Che hai visto? Pensavo che ci stessero solo animaletti, ma gli zombie stanno pure qua. Pure qua? Ma davvero? Quanti? Solo uno? Mi sembra solo uno. Io questo vedo. Sì, sì, ce n'era solo uno qui. Ah! Non occhio, è vero! Non è vero, aia! Occhio! Porca miseria, ce n'è più di uno. Ce n'è tre. No, a posto, va bene, va bene, va bene. Ce la fai? Sì, ce la faccio, ce la faccio. L'unica cosa che meno male che io ho questa spada che ho dall'inizio, che è veramente forte, è l'unica cosa che mi salva, eh. Ce ne sono ragazzi. Oh, li vedo. Ragazzi, ce n'è tipo una schiera, stanno entrando da lì, vedi? Da davanti. Che succede? Sono qui. Sono tanti però, non lo so cosa sta succedendo. Credo che ci stiano attaccando perché hanno capito che in qualche modo. Porca miseria, come ruggiscono. Credo che tutto qualcuno bene? Sì, a questi, sì, eh? Sì, va tutto bene. Credo che qualcuno Cos'era? Bravole, è sempre il solito rumore. È sempre il solito rumore. È un presagio di sventura, ragazzi. È un presagio di cattiva sorte. Indietreggiate, Mario, indietreggia. Non ci voglio. Non voglio che ci muori. Stefano, tu dove? Fuoco. Dove sei? Sono qui dietro, tranquillo. Okay. Allora, bisogna colpirli alla pancia. Perché, stranamente, per essere zombie, la testa sembra essere tipo mezza invulnerabile. Questo no, è il problema. Lui è. Vero? Se li colpisci in testa non muoiono. Però se li colpisci verso la pancia, ad altezza del tronco, invece muoiono subito. Porca miseria. Occhio. Subito neanche tanto, però è buono perché almeno danno esperienza. Oppure alla finestra stanno. Anche. Ascoltate, saliamo al piano di sopra, va bene? Al piano di sopra. Non c'è niente al piano di sopra. Davvero? Come no, non c'è nulla. Qua c'è tutta una zona con una libreria, però. No, è vero, non c'è niente. Lion. Cosa c'è? Ma in questa cassa c'è una mappa. Dove? Ma non le avevi già controllate? Sì, che le avevo aperte, queste due. Certo che le avevo aperte. Questa, prendila. Ma non c'era un attimo, ma c'è la. Mario, ce l'hai messa tu? Mario? No, che vabbè, io stavo a ammazzo questi. Tu stai. Come faccio a mettere le mappe? C'era... Assolutamente no. Non c'era poco fa. Mappa 504, questa è. Raga, è quella della scorsa volta, ma è completa! Oh mio Dio! Quale? Fai vedere! Allora c'era. Ecco cosa c'era scritto. Il male che tu stai cercando è killer. Killer, c'è un. La figura killer. Nera, riuscite a vedere se io la tengo in mano? No, vero? No, non si vede. No, allora, dovresti passare. Non ve la passerò perché ho paura di perderla. Ma praticamente ci viene rivelato il resto della mappa. Quella della scorsa volta, ottimo, che era stata mezzo distrutta. Questa volta invece la possiamo vedere completa. E sopra la sagoma nera c'è un nome, credo. Perché è scritto proprio inclinato come fosse il nome sopra la testa. E c'è scritto killer. Killer, killer. Okay. Assassino, killer. Porca miseria. Quindi quello che ci sta cercando di uccidere, anzi quello che mi ha ucciso, è un killer, un assassino vero e proprio. Ma la domanda rimane, cioè questo assassino è un vero giocatore, qualcuno che si è introdotto sul nostro mondo, oppure è un mostro, un'entità del gioco, magari un'entità... Come non si può dire? Mostro. No, io lo so che tu dici così e io ti credo pure, però bisogna però mettere è strana sta cosa. Bisogna troppo. Mettere tutte le possibilità sul tavolo, capisci? Può essere anche che sia una sorta di entità maledetta come Herobrine o Entity, però non lo sappiamo, finché non lo scopriamo non lo sappiamo. Però è stato buono. Vedete che c'avevo ragione, questo posto ci ha rivelato qualcosa, ci ha rivelato qual era la fine della mappa che abbiamo scoperto la scorsa volta, l'altra metà dell'indizio del messaggero. Quindi... Ok, ma adesso che abbiamo visto tutto il messaggio, cosa cambia? Non lo so, almeno sappiamo chi dobbiamo combattere. Sappiamo com'è in faccia pure. No, non lo sappiamo quello, perché è completamente nera questa cosa. La mappa è completamente nera. Tutta nera, non c'ha nemmeno una faccia. No, proprio, il dubbio che ho io è... Ma tu sei riuscito a vederlo in faccia? No.
Perché l'hai visto? No, l'ho visto correre di spalle. Era una sagoma nera. Ho capito, sì. Quindi non hai visto la faccia. Però non sappiamo se potrebbe anche essere completamente nero. Dove è finita la nostra... Era di qua. Aspetta che qua c'è una specie di piccola casetta. Voglio dare un'occhiata a tutto perché non si sa mai. C'è un letto e un'altra cassa con delle torce dentro. Qua niente. Si scende. C'è una... grotta? Sì, c'è un inizio di grotta. Il problema è che sembra che non vada da nessuna parte. Però no, peccato. Forse è come se qualcuno avesse iniziato a scavare ma poi si sia fermato. Potrebbe non essere nulla effettivamente. Va bene, allora riraggiungiamo la nostra nave spaziale. Dove è finita però? Di qua. Sei sicuro? È qua dietro, sì. Davvero? Aspetta, che... Più o meno, aspetta. No, non sei sicuro, mi sa. Vieni qua, sta qua. È di là, c'hai ragione. Sì, c'hai ragione. Bravo, Mario, bravo. Allora, adesso sarà un po' un problema farla risalire su nel cielo, perché si è un pochetto inclinata male. Però, se voi dovete essere pronti, salite prima di me, tutti prima di me, ok? Così che... Okay. Quando io sono... Cosa sta succedendo? Ragazzi, sto volando! Ragazzi, no, non volare. Qualcosa mi ha sollevato, qualcosa mi ha fatto volare, qualcosa mi ha tirato su in aria. Io non c'entro. Neanche, lo so che non c'entri, scemo. Il problema è che qualcosa è stato. Vabbè, io prendo la nave, va bene? Ok, noi ci siamo. Ok, siamo. Teoricamente siamo. Perfetto, perfettissimo. Vedi? Questa nave non ci tradisce mai. Ormai ho capito come si può utilizzare al meglio. Però guardate che cosa c'è di fronte a noi. Vedete? C'è una specie di piccola. Quella cobblestone. Sì, una piccola struttura di cobblestone. Io proverei ad andare anche qui. Visto che già ci siamo, continuate a suggerirci come avanzare in questa storia che sembra sempre più fitta. Mi raccomando, se avete suggerimenti su chi possa essere il killer, scrivetecelo pure nei commenti. E per questa volta è tutto. Se Anna la smette di morire, che è successo? Aiuto! Hai toccato un'altra pianta? No, cercavo di salire sulla nave. Per questa volta è tutto. Lion, Stefano, Mario ed Anna, out!